gioca con Versakov, centralmente Versakov ancora per Pagano, la finta di Pagano che va dentro e va in rete, Robertino Pagano, 2-0 Rubiera, gioca in velocità Ozic, la conclusione ancora Voljovac a respingere anche questa conclusione da parte del Bressanone, prova ad accelerare Rubiera dall'altra parte, Versakov, la palla in rete, 3-0 Rubiera di Bressanone, ancora con Ozic, la palla per i balli, Ozic centralmente per la conclusione, lasciato troppo libero però. E poi si buttava per terra, il giocatore cadeva addosso a lui e molte volte l'arbitro cadeva nel tranello. Accorcia le distanze nel frattempo Bressanone, ma Bortolotti servito da Pagano subito in rete, 6-2, Sarci la palla, Oleari, non c'è fallo su Oleari, prova il contropiede allora con la conclusione, la parata di Voljovac, ancora Voljovac per Bonassi, Garau, Oleari, Pagano, ancora Bonassi, si alza dai 9 metri, Uzner, Mitter Uzner, Ciutura e all'ala, non c'è spazio, ancora Mitter Uzner per i balli, l'uno contro uno, i balli, cambia il gioco, Arcieri, la conclusione, bel gol dall'ala, non ha spazio per entrare, e allora ancora Bonassi, Oleari, Versakos, Versakos per Patroncini dall'ala, va a realizzare sul primo palo Patroncini, 11-9 Rubiera, l'attacco della formazione rubiarese con Pagano, Garau, Versakovs, Versakovs, la conclusione a spiazzare il portiere, i balli proverà l'uno contro uno, cambia lato per l'ala, ancora Ciutura, gioco che rischia il passivo, va la conclusione in rete, prova ad accelerare Bressanone, rientra bene Rubiera ma poi bisogna girarsi, palla per Ciutura all'ala, ancora una conclusione dall'ala, ancora Voljovac a metterci una santa pezza, e poi alto a Tesina, Ciutura per i balli che si butta dentro, la girella, bellissimo il gol di Balli, si riparte sul, sul perfetto pareggio, 12-12 con la palla per il pivot, la conclusione, la rete di Bartoli, i balli, non c'è spazio, allora deve riniziare la manovra con i balli per la conclusione, la rete da parte di Mitter Uzner. Che della partita sempre su un punteggio, qua, no, dobbiamo sempre rimanere un punteggio basso. L'attacco di Ciutura, il taglio, la palla che arriva esternamente per la conclusione e la bella rete da parte di Basic, ed è più due per Bressanone con la palla per Santilli, in rete Santilli che ha tanta velocità di gioco in attacco, però è una squadra che adesso ha segnato tanto e continua a segnare ancora con i balli, e quindi Rubiera che deve recuperare una rete in attacco con Oleari per Versakos, Pagano, Pagano, ancora Versakos, Versakos va dentro e va in rete, Pagano, Pagano, Versakos, Versakos cambia il gioco, voleva il pivot, c'è l'anticipo però, la palla quasi arriva bene, la conclusione, la rete di De Piran, non gli ha preso la palla in modo pulito, quando secondo me è sempre rigore. Palla per Bortolotti che va a realizzare, eccolo qua Ciutura che si butterà dentro, sfondo di Ciutura, perché questa volta, scusate, era i balli, questa volta Cavina non ha provato l'anticipo, lo ha aspettato, la palla per Oleari che va dentro per il pareggio, 20-20 di Rubiera, Bressanone in attacco, Ciutura, la palla per i balli, alla conclusione la parata di Voljovac su Mitter Uzner, super parata di Voljovac su Mitter Uzner. Anche cara occasione da gol, questo poteva starci, 2 minuti e anche rigore. Aveva passato l'uomo, era in chiara occasione da gol. Pagano! Dalla distanza!
passivo, subito passivo, segnalato dagli arbitri, la palla persa e recuperata da Rubiera, Cavina per Versacos, Versacos all'ala per Garau, 22-20 Rubiera, i balli Ciutura, Hazic, va da Ciutura, Ciutura la conclusione, il palo, la palla recuperata da Hazic che se la trova, c'è il rischio di passivo, la palla è ancora buona per Oleari, bisogna tirare, bisogna tirare, Pappagano e trova la rete, ancora Garau, azione che dovrà forzare Pagano, Versacos, Versacos, la palla per Oleari, il gol ancora del più 2 Rubiera in inferiorità numerica, difendiamo, guadagniamo tempo, forza Ciutura, i balli, va invece in rete i balli, bravo, bravissimo i balli, 2 minuti e mezzo alla fine.